Queste sono le cuffie Hola Dance Wearable Stereo e rappresentano qualcosa di unico, desiderabile e di fatto diverso rispetto a quello che potreste trovare sul mercato mondiale, soprattutto tra la pletora di cuffie che di fatto non si distinguono tra di loro. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Ma prima di tutto parliamo di Hola Dance, che è un'azienda cinese che è l'unica che produce questa tipologia di auricolare, che si chiama OWS, ossia Open Wearable Stereo, che di fatto vi consente di ascoltare la musica senza passare per il padiglione auricolare, perché questo dispositivo si appoggia gentilmente sull'orecchia. Non è facile di primo acchito metterlo, però una volta utilizzato sarete davvero sorpresi dal suono, che è fondamentalmente molto diverso rispetto a quello che avete provato finora, e quindi ve lo consiglio, al punto tale che il prodotto ha ricevuto il Red Dot Award nel 2022 per dimostrare proprio il fatto che questo prodotto è sicuramente unico. Dal punto di vista delle specifiche parliamo veramente di quello che si chiama True Open Ear Earbuds, e di conseguenza il prodotto non entrerà mai nel vostro padiglione auricolare. Gli auricolari possono essere utilizzati per correre senza nessun problema e sicuramente non si staccheranno in nessun modo dall'orecchio. Al tempo stesso pesano 12 grammi ognuno, il caricabatteria è di 60 grammi e vi consentirà di essere utilizzato per parecchio tempo, al punto tale che io non l'ho praticamente mai ricaricato nonostante lo abbia utilizzato per moltissime ore. Chiaramente vi suggerisco di utilizzare la musica solamente per le corse lente, soprattutto per quelle recovery dove magari non avete la possibilità di correre con un compagno. Uno degli aspetti che ho apprezzato particolarmente è il fatto che l'auricolare offre un comfort unico, perché comunque non entra nel padiglione. Anche utilizzato per un lungo lento di 2 ore e mezza non avrete nessun problema, questo suono è più avvolgente ma al tempo stesso non vi farà distrarre nel caso in cui doveste correre in strada. E quindi quali sono le ragioni per utilizzare questo prodotto? Io ne ho trovate almeno 5. In primo luogo il fatto che l'OVS non vi fa perdere in nessun modo l'udito, perché comunque il suono viene trasmesso solamente sul padiglione auricolare e di conseguenza avrete la possibilità di ascoltare qualcosa più coinvolgente ma senza, anche alzando il volume al massimo, senza rischiare di poter perdere in nessun modo il vostro udito. Ciao Max, ciao a tutti. No, mi sono piaciute tantissimo, perché la prima cosa secondo me top è che anche se sono mezzo sordo, il come si dice, l'audio si sente davvero top per la conduzione ossea. Questa cosa qua è secondo me importante, perché gente come me che davvero non ci sente benissimo è perfetto. E poi vabbè, mi piace che comunque l'orecchio ce l'hai libero, quindi se qualcuno si deve parlare, io faccio fatica per quel problema lì che ti ho detto, però per il resto si sente comunque bene l'esterno. In secondo luogo, questo prodotto non è soltanto eccezionale per chi dovesse correre, ma anche e soprattutto per coloro i quali volessero ascoltarlo post workout o comunque in un momento di chill, perché questo Open Sound Design vi consente di avere a 360 gradi un suono assolutamente perfetto. Al tempo stesso, e vi consiglio di provarlo ascoltando la musica dei Daft Punk oppure piuttosto quella 3D, avrete la possibilità di ascoltare davvero qualcosa di unico che vi consente comunque di rilassarvi, soprattutto nel caso in cui doveste poi correre oppure lo aveste già fatto. Ho sentito la musica Tamarra e prima mi chiamavi, mi ero mezzo addormentato ad ascoltare Avisi e c'era Levels. Ho tolto Wake Me Up perché mi fa venire un po' di magone, ma Levels mi aveva preso abbastanza. Una delle cose poi che ho apprezzato particolarmente è che potreste utilizzare questa cuffietta per più di 2 ore, se non addirittura per tutto il giorno. L'ho testata durante le mie mitiche conference call dalle 8 del mattino fino alle 6 di sera e questo non mi ha creato nessun problema. Sappiate che dal punto di vista della durata della batteria funzionano benissimo, al tempo stesso l'immersione nella conference call non è così importante come quella che potreste avere nel caso in cui utilizzaste delle cuffie che entrano nei padiglioni auricolari. Credo che questa cuffia possa essere anche utilizzata
per tutte le corse lente di tutti i giorni che vi consentono di gestire il recupero tra un allenamento intenso e l'altro. No, guarda, tra il chilometro non ci correrei, ma perché non voglio che essere disturbato dalla musica mentre corro. Per le corse lente, secondo me, top, si avvolgono bene intorno all'orecchio e quindi direi senza problemi. Ho anche apprezzato, e questo è un altro punto a vantaggio di questo prodotto, la durata della batteria, che dovrebbe essere di circa 16 ore per ogni auricolare. Comunque la ricarica viene effettuata in maniera molto semplice attraverso un meccanismo collegato al caricatore e di conseguenza non sarete mai in una posizione di avere questo prodotto scarico, soprattutto perché comunque per tutta la giornata tiene assolutamente, e poi la ricarica vi consente comunque di trovarlo carico poi il giorno successivo. Un altro punto davvero a favore di questo prodotto è che comunque si collega in maniera molto rapida al vostro telefono, al dispositivo Garmin. Ho provato una pletora di altri auricolari che richiedono invece di scollegare il telefono stesso al dispositivo prima di collegarlo al dispositivo successivo. Questo utilizza un Bluetooth 5.3 che vi consente sia di collegarlo molto a distanza, cosa che non è necessario nel caso in cui utilizziate un Garmin al vostro polso, ma al tempo stesso il collegamento al telefono è molto rapido e potreste comunque allontanarvi anche di 20 metri dal telefono stesso. Se hai sempre l'orecchio libero, ti suona il corriere di Amazon, sei pronto per volare fuori a rispondere, e in generale comunque davvero l'audio è super. Non pensavo. Un altro aspetto molto interessante è che lo potreste utilizzare anche con la pioggia e comunque può gestire sicuramente tutto il vostro sudore delle 2 ore e mezza di corsa o degli allenamenti intensi. Ho apprezzato il fatto che possa essere immerso senza nessun problema nell'acqua, chiaramente non lo suggerisco, però sappiate che questo prodotto, anche grazie alla costruzione stessa, vi consente di gestire tutte le vostre corse lente. Non ho ovviamente provato a utilizzarlo sott'acqua, però questo magari qualcuno dei follower potrebbe suggerirmi se funziona oppure no. Un altro aspetto davvero vincente è l'utilizzo del microfono durante le conference call. Mi è stato detto che il suono è davvero molto buono e di conseguenza si sente paradossalmente davvero bene, probabilmente legato al fatto che queste cuffie hanno dei microfoni assolutamente molto buoni e più collegati alla bocca. Credo comunque che possa essere utilizzato per le conference call di tutti i giorni. Se dovessi esprimere un aspetto negativo di questo prodotto, l'unico che mi viene in mente è che la custodia è abbastanza ingombrante. Per tutto il resto, secondo me, funziona davvero veramente bene. Chiaramente ha un prezzo, essendo un prodotto unico, che probabilmente è anche desiderabile, che è superiore rispetto a quello invece di tutti i prodotti tradizionali che di fatto vengono venduti su Amazon a un prezzo sicuramente più basso rispetto a quello di questo prodotto. Beh, se pensi che ci sono le entry level che costano sui 30-40 e determinate cuffie che costano più di 170 euro, 179,99 euro, direi che qua è un super prezzo. In conclusione, raccomando questo prodotto o la Dance a tutti coloro i quali volessero utilizzarlo non soltanto per andare a correre, ma anche per le conference call o per ascoltare la musica senza necessariamente dover avere problemi di udito nel lungo termine. Credo che valga la pena per quello che questo prodotto offre, chiaramente unico, e credo che sia anche desiderabile. Lascio qua sotto i link per l'acquisto. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Io come al solito vado a bermi un coffee e vado anche a dar da mangiare al coniglio, che in questo momento mi chiede di supportarlo. Ciao, alla prossima!